Il prossimo 24 marzo la città di Pagani scende in piazza per le strade, un corteo organizzato da alcuni cittadini per dire no all'etichetta che è stata affibbiata a questa cittadina dell'Agro Nocerino Sarnese, che è quella di Città di Camorra. L'organizzazione è di un gruppo di cittadini che ha deciso di manifestare pacificamente proprio il giorno della Domenica delle Palme. Hanno rivolto un invito a tutti i cittadini onesti di Pagani, ma anche ai partiti politici di destra e di sinistra, a scendere in strada e dire no a quella che è l'immagine che è stata data di una città formata e fatta anche di onesti lavoratori. Un corteo che nasce non contro chi o contro taluni, è un corteo che nasce pro a favore della città di Pagani. Basta avere questa macchia di paese esclusivamente di Camorra. La Camorra c'è, bisogna sempre combatterla a testa alta, ma la stragrande maggioranza di questo paese è un paese formato da cittadini onesti che scendono a lavorare, che lavorano per il bene anche comune di questa città. È una manifestazione che arriva all'indomani di una sentenza, quella emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore per alcuni degli amministratori di questa città. Diceva prima in conferenza stampa, la cosa che dobbiamo sottolineare è che questo Consiglio Comunale, quindi anche come amministratori, non doveva essere sciolto per infiltrazioni camorristiche. È una sentenza, che è un processo che è durato 2 anni, che alla fine ha detto che Pagani, gli amministratori di Pagani non erano collusi con la Camorra, quindi ha liberato quello che era il Consiglio Comunale, la massima espressione di questa città, di un popolo democratico, non andava sciolto per infiltrazione di Camorra, quindi un popolo onesto con un Consiglio Comunale altrettanto onesto. L'invito a partecipare a cittadini ma anche a partiti politici di qualsiasi colore? Questo è un corteo non politico, questo è un corteo che nasce dai cittadini, non ci saranno colori politici, non ci sarà nessuna bandiera di questo o di tale partito. L'invito è a tutti i cittadini che amano la propria terra di partecipare, l'invito è a tutti coloro che fanno politica di partecipare, perché innanzitutto sono paganesi.